Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Ciao amici della 7D, benvenuti a Cuochi e Fiamme. Il vostro prescena che vi dà le ideine per rielaborare un po' il vostro menù di casa. Prima però, chi vi dice se è buono o no? Sono i miei tre giudici, Fiammetta Fadda in primis. Una poesia. Una poesia sulla seta. È una lettera bella. Direttamente. Bella. Riccardo Rossi, che ha una camicia così... No, tu sei un foglio bianco. Infatti è vero, Riccardo è un po' il nostro foglio bianco, che puntata per puntata si è riempito di un sacco di cose, anche perché qualcosa glielo passa via Pizzino. Chiara Masci, che oggi si è messa la passatina della prima comunione, perché dice... Ma te, guarda. Sì, proprio l'aureola. Adesso che piacciono a lui? Sì. Ah, bene. No, aveva un cerchio alla testa, ha detto. Un cerchio alla testa, sì. C'è un po' di crisi qua. Simone Ruggiati! Oh! Io e Riccardo stiamo diventando amici, molto amici, perché Chiara lo lascia solo la sera, lo porto via io, ma di questo ne parleremo con calma. Valentina, da dove vengo io? Pisa! Passiamo Bimba, volatore pendente. Ginnastica artistica fai? Sì. E Patrizia, da Roma! Loro si sfideranno, loro cucineranno per voi, loro dovranno affrontare quattro sfide. La prima però non vi dà punti. Chi la vince però ha una prelazione di scelta. Quindi dopo, che sia un piatto, che sia un tema, che sia un ingrediente, chi vince la prima sfida può sceglierlo fra i due da me proposti. La prima è veloce, è di manualità. Croccante, leggera nonostante sia fritta, e croccante anche da freddo se fatta bene. La tempura, dovete friggere delle zucchine, quindi tagliarle a listarelle e fare quello che ho preparato io. Vediamo chi lo fa meglio, ne bastano pochine, fidatevi, in 3 minuti soltanto. Via! Una domanda. Vorrei che tu ci spiegassi quando e se la frittura tempura è superiore alla frittura, diciamo, italiana. Nostra, italiana. Se e quando? Allora, è facile. Visto che è una delle poche pastelle da frittura che non dà sapore, ma protegge dall'olio e automaticamente dà più che altro croccantezza e non sapidità, la uso soltanto quando utilizzo delle verdure che hanno poco sapore, come le zucchine o come del pesce che ha pochissimo sapore, anche se meno male il pesce la sua salinità ce l'ha. Quindi le verdurine dolci, cioè le carote, l'asparago, la zucchina, la faccio in tempura. Se poi faccio un carciofo, lo faccio con la pastella e lo friggo addirittura in olio d'oliva, non extravergine ma d'oliva, che anche l'olio la fa la sua parte, ovviamente. L'olio d'arachide è il più comune, il migliore fra gli oli di semi per friggere, che non dà sapore, quindi per il pesce eccetera non lo caratterizza troppo, ma se faccio delle crocchette o faccio un qualcosa che ha già sapidità, vado di pastella classica. Oppure addirittura vado di pastella molto liquida e poi lo passo nel pane, quello grattugiato a fiocchi o pan carré. Così do la pastella che fa la colla e leggera leggera, e poi do la croccantezza con il pane. Possiamo dire che il pane grattugiato si fa in casa e non si compra. Esatto, che sono delle No, perché cracker. Lo comprano tutti. No. Sì, sì, è vero. E poi ce lo buttiamo il pane secco per comprare quello secco grattugiato. Una cosa assurda, non l'ho mai comprato in vita mia, devo dirti. E le molliche non sai che cosa ci faccio quando sono secche? No, non le do ai piccioni. Fai una... faccio una mousse, un gratinage, uno scrub. No, le butto nello yogurt, sono un genio. Nello yogurt? Sì, tipo invece del coso, dei cereali, ci metto le molliche di pane secco raffermo, muffo. Un po' di zucchero, giro, mandi giù, è straordinario, lo raccomando a tutti. Poi non ho capito perché nessuna donna rimane a dormire a casa di Riccardo. Allora queste molliche che faccio? Le butto se mazza! Mi servo per lo yogurt. 5, 4, 3, 2,
Uno, stop. Valentina mi guarda dicendo: a Pisa si frigge con la pastella di uova. Ammazza, brava. Brave. Brigati. L'ho lasciato lì chiacchierando, così avete preso confidenza. Valentina da Pisa o Patrizia da Roma? Lei è di più. Mi sembra anche più bianca, e quindi vuol dire che ha assorbito meno olio. Quella di Patrizia! Di più! Bravo! Valentina, tanto non c'erano punti qua. Allora, carpaccio o tournedo di mare? Scegli tu, non lo guardare. Tournedo di mare, questo è il piatto per la prova di abilità. Bene, bene, tournedo di manzo, carina come idea, perché di solito si vede fatto di ciccia, di carne, quindi un qualcosa di legato e chiuso. Cioè, tournedo di mare, pesce a scelta, ok? Scelgo loro. Per farlo avete 30 secondi. Prendete tutto quello che vi serve e mettetelo sul vostro tagliere. Poi da lì partiamo, via! Dimmi un pesce, Chiara. Rana pescatrice. Fantastico. È anche facile perché ha la forma stretta e allungata, quindi due filetti di rana pescatrice. Prendiamo del guanciale, anzi lardo di colonnata, 80 grammi circa tagliato sottilissimo, rosmarino e salvia, delle olive nere, meglio se di taggia, denocciolate sott'olio, le trovate così al supermercato, e poi pomodoro, piccadilli, basilico, uno spicchio d'aglio, stop. Stop anche a voi, il lardo perfetto di qua, qua che c'è che avvolge, ah, tutte e due lardo, bravo, 10 minuti, dai! Allora, la nostra Valentina, pisana, che fa nella vita? Diciamo che sono una studentessa, sto finendo... Cioè, diciamo che vuol dire che studi giusto? No, nel senso che mi piacerebbe anche cimentarmi nella cucina. Ah sì? Però per adesso sto studiando ingegneria energetica e vorrei finire entro quest'anno, spero. È dura allenandosi 3 ore al giorno? 4. 4 ore al giorno, sì, anche Riccardo ore. Fa le parallele 4 ore al giorno. Sì, sì, 4 ore e mezza per noi è durissima, te lo dico che... Sì, e poi quando ha finito di allenarsi lei, allena anche delle bambine. Sì, faccio l'insegnante e anzi saluto tutte le mie bimbe che sicuramente mi guarderanno. E niente, praticamente mi diverto anche a insegnare loro quello che faccio io. Intanto vorrei farvi notare che in 30 secondi ha tagliato il forno, l'ha messo qua, si era già messo la padella, ha già cominciato a preparare la cosa, parlando da sola, e quindi applauso per tutto È vero. Fallo? Ammazza. Sì, diciamo che... Sei fidanzata? Sì. Con chi? Con Michael. Michael! Bravo, perché ti rovescia come... Ti rifà come letto proprio. Da quando siamo insieme, che ora ormai è tanti anni. Rifammelo un po' che l'abbiamo perso con la camera. Fallo forte. Mamma mia, basta. Di marmo. De marmo. Sì, diciamo che tutte le volte che andiamo a giro, lui mi dice che praticamente è lui che si fa proteggere da me, non io che mi proteggo con lui. Ok, vado di là, mi avevo fatto paura. Patri! Bello! Oh, bello! Applauso anche a lei! Forza! Andiamo a accendere quel che dice. Allora, tu usi il tonno per fare il tournedo? Sì. Fantastico, profumi con l'aglietto. L'unica cosa che faccio è ti cambio la forchetta con una spatolina, visto che noi ne abbiamo di belle e sono anche dentro il kit di Cuochi e Fiamme, che chi vincerà di voi si porta a casa o a Pisa o a Roma. E ripetiamo per la giuria, proprio da dare la mia ricetta, stai facendo cos'è? Cicoria? Cicoria col pomodorino... Non piccante, ho visto. Non piccante. Ok, anche a me piace più il natura, anche se amo il piccante. Pomodoro seccaio, il tonno si sta cuocendo con il lardo, quindi brava, entrambe pochi ingredienti. Che lavoro facevi prima della casalinga? E catering. E io che ti elogio così, ti elogio super. Catering? Sì. Ah, allora quindi siamo messi bene. E ancora qualche cosina. Ma ti occupi della cucina, della sala, dell'organizzazione? Cucina, dolci e cucina. Capito? Avversaria tosta. Sì. Valentina invece, per finire la parte ricettazione qua, ha scottato appena appena in una noce di burro insaporita con il timo delle fettine di trota salmonata, mi sembra. Sì. Trota salmonata avvolta nel lardo, che poi adesso a sua volta avvolge con dei pacchettini con il porro sbollentato. Vi lascio tranquille perché siete veramente brave, veloci, pratiche, infatti, e andiamo. Infatti, oh.
Sì, sì. Ecco. Sì. Aiuto. Campanello, aiuto, appena l'hai detto. 30 secondi. Prendete la rana pescatrice, la sciacquate bene, la tagliate a tronchetti di circa 4 cm. La avvolgete, prima spolverandola con un trito di salvia e rosmarino tagliati sottilissimi. La avvolgete con le fette di lardo, che hanno gli stessi odori quando viene mascherato nelle teche. Poi le rosolate forte, forte per circa 10 secondi in padella antiaderente una volta per lato. Le mettete in una teglia da forno e le infornate con i pomodori piccadilli tagliati in 4, conditi con sale, spicchietto d'aglio schiacciato per dar profumo e il basilico, anche lasciato a foglia, così poi si ammoscia insieme al pomodoro, che è una sorta di salsina sul quale frullata adagiate i vostri bocconcini di pescatrice. Molto buona, semplice, si fa veramente in un quarto d'ora. Via! Che faccio, Patri? Non trovo il vino, scusami. Scusa. Non vale come aiuto, questo. No, ce l'aveva no. Lì. Mai! Non dai. Sopra... No, dice... No, sì. Dico sempre di non versare mai il vino sopra all'elemento che cuoce, ma nel fondo. Perché sul fondo poi evapora l'alcol. Se ce lo versi sopra tende a impregnarsi subito la parte... Secondo voi, io nella mia vita, dove l'ho versato? Nella mia vita! Ale! Che prova da gusto! Perché prende subito l'alcol, l'acidità, certo, invece lo sfumi sotto, capito? Va bene. Vabbè, ma noi siamo qua per migliorarti. Allora, Chiara... Allora, dai, io li farei a questo punto dei medaglioni dei tornado di salmone, solo che essendo il salmone abbastanza grasso come pesce, eviterei di avvolgere attorno un ulteriore grasso tipo il lardo, il guanciale o lo speck, così. Quindi verdura. Quindi farei verdura o una verza. Zucchine a fette. O zucchine a fetta proprio attorno al... Quindi dalla stessa idea del tornado, però fatto con il salmone, appunto la verdura, per renderlo più light. Una senape da aggiungere, per insaporire. Fiammetta fa da talks. Da fare a Tournedo mi sembra che un pesce ideale sia proprio il tonno. Nella parte più asciutta, il tarantello, quindi non la parte grassa, la ventresca. E però con una bella fetta di lardo di colonnata che lo stringe, tipo il Tournedo vero, e poi farei un piatto che magari tu adesso che quello che sta facendo suggerire, Patrizia, alla fine, benissimo, un piatto però anche con vicino uno spiedino di lumachine di mare. Buone. E uno spiedino terra-mare di rognoncini. Ottimo. Allora, un po' di qui, un po' di là e 15 secondi in anticipo. Mamma. I piatti sono sull'alzata. Chapeau! Ah, tu hai sfumato con il vermouth. Sì. Cosa hai messo nella salsina per farla così gialla? Ho messo un pochino di yogurt greco e zafferano. Ah, tocco d'acidità. Allora, Valentina, da Pisa. Dentro c'è torta salmonata avvolta nel lardo, poi nel porro e poi la salsina legata con il tocco di acido del yogurt e zafferano. Il pesce è cotto, quindi Riccardo è contento. Allora, il pesce è cotto, sì. È stato cotto anche molto bene, il ripieno si sente molto bene. L'unica cosa che in questo piatto lascia un po' così è lo zafferano, perché ce n'è effettivamente tanto. Mi c'è cascata tutta la bustina. Forse per la poca, nel senso, per la poca salsina che c'era, era forse un po' troppo. Sì, tanto. Dai, che buono. È buono. Sta simpatica. Certo. Allora. Vado. La salsina? Dov'è? Quello giallo. Oh. Se vuoi, perché Chiara ha criticato quella così. Beh, io qua più che lo zafferano sento molto il lardo di colonnata, per fortuna. Perché la trota è sparita. La trota è sparita, morta nell'abbraccio che le ha stretto mortale attorno, appunto, il lardo di colonnata. Quindi devo dire che a me va benissimo così, perché per me questo tournedo vuol dire in francese arcaico abbraccio mortale, il piatto è riuscito. Ha un vocabolario un po' strano, Riccardo. È un francese che non tutti conoscono, fermetta sì, te ancora? Ma io ancora. Questo slang non lo parlo. Tournedo, si dice, ma che sei pazza, mi porti un tournedo? L'idea è buona, anche l'idea dello zafferano è buona. Il piatto però è venuto molto salato, cioè non è una questione, secondo me,
tanto di zafferano, quindi quanto di salatura, che gli toglie completamente ogni freschezza. Quindi anziché essere un piatto saltato, fatto in pochi minuti, sembra un piatto che è stato a cuocere ore. E questo non mi sembra un fatto positivo. Magari anziché il sapore che c'era poteva mettere qualcosa, non so, semi di anice, di cumino, che lo tirassero su. Comunque queste sono ipotesi. È molto... Forse è anche lardo che dà un po' di salinità. Passiamo a Patrizia, che ha usato il tonno, sempre avvolto con il colonnata, e ci ha fatto della cicoria ripassata un po' alla romana, giustamente come ha nelle sue corde culinarie, arricchita con i pomodori secchi e delle mandorle a filetti tostate. Molto buono. Davvero molto buono, ottima cottura del pesce e soprattutto molto buono questo letto che effettivamente dà sapore al tonno, e in più c'è anche il lardo che dà ovviamente ancora più sapore, è veramente buonissimo. Fatto bene, tra l'altro da vedere sembra quasi un tornado di manzo, sembra proprio di carne. Sì, quindi si anche presta molto ottico, a questo. Esatto. Io fra l'altro, mentre Riccardo si serve, ringrazierei Davide che tutte le mattine va a prenderci i migliori ingredienti da mercati, sì, di Roma, quindi fategli un applauso, grazie. Bravo Davide. Dino che li prepara, insomma la nostra produzione dà il meglio a disposizione dei nostri concorrenti. E anche a voi che mangiate. Ma sono costretto a mangiarmi questa verdura che senz'altro... Ormai nel piatto sta male, dice. Troppo, sì. Che politica fa? Il piatto è molto buono, tuttavia... Faccio presente che ovviamente non si poteva cuocere meglio. No, 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 attenzione. È voluto attenzione. Proprio. No, 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 sì. Dovuto, non sì. voluto. Dovuto. Perché altrimenti diventa asciuttissimo. Infatti il tornado è una morte veloce. Devo dirti che la verdura è divina e il tuna sta molto bene con la sciarpa del guanciale. Te la regalo per Natale, una bella sciarpa di guanciale. No, guarda che ho tutti i tessuti a casa. Di guanciale. Quella è l'unica guanciale, una sciarpa che non mi manca. È un piatto con un sapore straordinario, dove ci sono due note eleganti. Uno è la più importante, è quella dell'amaro, della cicoria, che contrasta con la dolcezza del resto, perché il pesce tende al dolce. E poi c'è il croccante delle mandorle e anche il pomodorino salato. Allora, Valentina, rollè di porro, lardo di colonnata con la trota, vai vota Chiara, con la trota salmonata, salsa yogurt greco e zafferano. Per poi passare a Patrizia, che ha fatto il tornado usando il tonno. Anche sempre il pinarello vuole, è una cosa sempre, assurda. Vedo dei litigi, siamo all'inizio della fine. Con la cicoria ripassata e il pomodoro secco e le mandorle. Mi distrae, tanto scusa, mi copi, metti. Vabbè, dai, mi cambio di banco ora, eh? Patrizia, state votando, dai. Era un 2,5 l'ultimo, è rimasto così. Mancava un pezzetto. 14 a 9 per Patrizia. Gli piacciono più le cose schiette. Adesso facciamo un briffettino in pisano. De, pubblicità. Amici di Poche Fiamme, abbiamo fatto soltanto la prima sfida. Se avete preso appunti, due piattini, niente male. Era tornado di manzo il tema. Valentina da Pisa l'ha fatto con la salmonata e una salsa allo yogurt e zafferano, mentre Patrizia ha elaborato il tornado di mare con il tonno, il guanciale, il lardo e una cicoria. Hai preso 15 punti, se non sbaglio, 14 punti sui 9 che ha preso Valentina, quindi scegli tu. Allora, fragole o ciauscolo, salume spalmabile marchigiano da ciauscolo. Panico, grazie a tu, grazie. Le fragole le lasciamo per dopo. Sì. È il ciauscolo l'ingrediente base per la prova di creatività.
Ciauscolo, stupendo. Cioè, così sul pane caldo è già buono. Però noi va un po' ricettato. Va reso anche un minimo creativo, personalizzato, in seconda delle vostre tradizioni culinarie, quello che è il vostro palato. Per farlo, 30 secondi per prendere tutto quello che vi serve dietro di voi, come prima, insomma. Pronti? Via! Sarebbe bello anche non prendere niente. No, non ti ci mettere ora. Va Mettete bene. Tutto sul tagliere. Allora, Vince. Valentina esce con farina, burro, aglio e pepe. Patrizia esce con pomodorini, datterini, finocchietto, prezzemolo, scalogno. Ah, facciamo una pasta, c'è un bel pezzo di grana. Gamberi, pepe, stop. Barbabietole e salvia. Guarda, Riccardo, che non hanno preso tanto. Beh. Là, diciamo, c'è il pesce che incontra la terra, beh, come fanno nelle Marche. Ci sta. 10 minuti, stupiteci, via. Vale. Come li recuperiamo questi? Allora, 5 punticini. Ho origini marchigiane. Ah! Perché la mia nonna era marchigiana. Di dove? Di Ascoli Piceno, Macerata, diciamo. Macerata, scaburdemo l'umuno, Macerata parlano un po' così, a così, Macerata. È vero, davvero, parlano così a Macerata. Sì, è vero, cosa. È vero. Io ho tanti amici a Macerata. Allora. Allora, io quindi faccio... Quindi lei non lo sapeva. No, io faccio, diciamo che... Questa ricetta la faccio molto spesso a casa perché i miei ne vanno non matti di più. Perché tu vivi con i tuoi? Sì, cucini? Sì, sì, sì. Ok. Diciamo che, allora, la mia mamma non ha mai amato cucinare. Ma zero proprio. Ma stai facendo degli gnocchi? No, faccio i tortelli. Sì, ma guarda, ah, se fai una pasta questo all'uovo con la barbabietola? Sì. Ok. Aggiungi un filo d'olio, un anche po' un goccio d'acqua. Ok. Praticamente brava, faccio senza l'impasto uova. Qui. Sì, sì, acqua. Brava. Acqua. Carina. Barbabietola e farina. Guarda la Masci come ti guarda, è già pronta a scriverla sul blog, guarda. Sì. E poi le faccio ripiene di ciauscolo, servite solamente condite con burro e salvia perché altrimenti maschera chiaramente tutti i sapori. Brava, che brava, io... brava. Allora. Vai. Per favore, se mi sgusci i gamberoni lasciando soltanto la coda. Fantastico. Grazie. Allora, raccontami che piatto fai. Faccio le casarecce con ciauscolo, e gamberoni e datterino. Ok. Col finocchietto fresco. La pasta, l'acqua della pasta l'hai salata? L'ho salata l'acqua della pasta. Fantastico. Quindi, padella calda con uno spicchietto d'aglio? Perché devo buttare dentro il datterino e una sfiammata veloce e finocchietto selvatico. I gamberi cuociono insieme in questo sughetto? No, i gamberi cuociono in un'altra padella da soli su, con lo scalogno. Ok. Vabbè, i tempi ci sono perché la pasta è già dentro, mancano 7 minuti e 40 secondi, quindi ce la facciamo tranquillamente. Il ciauscolo va insieme al sughetto, quindi? No, il ciauscolo va per ultimo, dopo che ho scottato i gamberoni nell'olio insieme allo scalogno. Dopo che hai scottato i gamberoni nella stessa padella di gamberoni? Esatto, va messo dentro senza cottura, soltanto per dargli un pochino di sapore. Ci piace. Vale, l'hai capito che l'acqua è sciapa, così sì, prima sì, di buttare salata la pasta. Ok, se hai bisogno di spazio per tirarla puoi addirittura spostarti l'alzatina e usare l'acciaio se vuoi un fondo. Io ti sto togliendo anche sì, l'interiore. Va bene, ok, grazie. Finocchietto piace molto. Questa ricetta è così creatività tua, l'hai rubata a qualcuno? No, mia. Ok. Mia, preparata, provata più di una volta. Ah, ok, quindi mia. Ti è andata bene, diciamo. Già mangiata. Con il ciauscolo. A lei è andata bene perché nelle corde regionali della sua famiglia, radicato come il salume, diciamo. Ecco qua. Di qua, adesso, come ingrediente già testato nelle prove di catering. Quindi io sono sempre più tranquillo e vado spedito verso la mia giuria. Bellissimi, però dove si accoppiano? Come? No, dicevo che sono stupendi e mi piaceva il fatto che avesse schiacciato bene dove si accoppia la pasta, così perfetto, cuoce in maniera omogenea, vedi? Perfetto. L'ha schiacciata bene con le dita, così ho come capito, sto facendo io, in modo che, a parte sigillarsi meglio, in quel punto, che lo spessore è doppio, si abbatte un po'. Ovviamente è una pasta molto più elastica di quella fatta con le uova perché ha solo l'acqua. Bello. Della barbabietola. La Vuole... Maci l'ha già pubblicata sotto banco, ha un tablet, l'ha già messa. Eh sì, velocissima da fare, poi lei è brava. Il tema è il ciauscolo, eh. Il ciauscolo, allora io ci faccio la piadina col ciauscolo, che passo qua al forno.
e quindi tosto, diciamo, la piadina al forno, lo uso come ripieno con la zucca tagliata a fettine, che quando la mangi diventa molto cremosa e quindi sta bene sia col ciauscolo che dà la dolcezza alla zucca e poi la rucola che dà freschezza. Dunque, io ho la mia ricetta personale per elaborare il ciauscolo. Prendete del pane casareccio, lo tagliate in non una fetta lunga, mezza, piccola, così. Poi prendete lo stracchino, lo spalmate sopra, non un velo, abbastanza inerto. Poi sopra ci mettete una fetta di ciauscolo privata del germe esterno, così impari. Budello. Esatto, fate un po'. Quando lo stracchino sotto ha strabordato un pochino sopra, perché va messa con molta abilità, la mettete su un piattino. Va incastonato nello stracchino. Bravo, così mi piace. Va incastonato dentro lo stracchino. Ne preparate 9, sempre dispari. Quando stanno nel piatto 9 più 1 al centro, 10, la portate a tavola, già che ci siamo, la portate a tavola e ve la sparate da soli davanti alla tele con una bottiglia vicino di Franciacorta gelato secco dentro. Bravo. La glacette che sgrassa tutto. Quando avete finito il piatto, chiamate il 118 e ve ne andate diretti in ospedale. È la cosa più buona! A canna Franciacorta! Un minuto e 20 secondi per darmi i piatti, siete state brave prima, quindi sarò fiscale adesso. Cioè, che ci famo col ciauscolo, l'antipastino? Mi sembra l'unica? Sì. No, senti questa, una volta te l'ho data simile con un altro ingrediente, però io l'adoro così. Allora, visto che si scioglie un po' ma non va cotto e è un po' fortino, io faccio questo. Faccio maturare delle cipolle bionde, non in dispensa come fa Riccardo, ma in padella. Vuol dire fiamma bassissima fino a che con i suoi zuccheri non si caramellano, diventano dolcissime. Anche un goccio di balsamico ci sta veramente bene. Diventano soffici soffici. E poi le frullo al mixer. Faccio una sorta di confettura veloce, una purea di cipolla dolcissima. Poi prendo della polenta, anche quella già pronta a blocchetto, mi va bene in questo caso, che va semplicemente fatta alla piastra o fritta. Voi la tagliate a fette di 2 cm, poi a cubetti, ne fate 100 e li friggete pochi alla volta in olio di semi, ben caldo e pochi alla volta, così diventano croccantissime fuori e all'interno la polenta diventa quasi cremosa. Poi incidete un cubetto di polenta e ci mettete dentro un cubetto di ciauscolo e le servite su questa marmellatina. È un piatto anche povero perché sono 3 ingredienti, ma presentato così e al gusto è pazzesco. Il dolce cremoso della cipolla, il salino e pastoso all'interno e ricco del ciauscolo con questa gabbietta dorata facilissima da preparare. Aprite la Franciacorta. Anche un bel bicchiere di Conero Rosso non ci starebbe male. Perché no? E ragazzi, brave, ancora brave, in tempo. Stop adesso al tempo. Dammi il pugno. Fratella. Ma poi belli anche, belli. Porta? Belli. Brigati. Porta? E poi Valentina ne ha fatti 4. Chissà perché ne ha fatti 4. Ha un titolo il piatto, Valentina? No. Tortelli di ciauscolo e barbabietola. De. Sono buonissimi. Ecco, adesso viaggio. Quasi. Brava, ma doppiamente brava perché hai fatto la pasta. L'idea comunque è molto carina e il ciauscolo rimane comunque ingrediente principale. Brava, brava. Brava, brava, brava. Sono tanto brava, brava. Quindi c'è il ciauscolo dentro e poi fuori rirosolato. Sì. La pasta è bella spessa, bella ciccosa. Vai, vai. Allora, vuoi un consiglio? Assaggia anche una foglia di salvia che ti pulisce. Pulisce un po' la bocca. È straordinario. Proprio buono, è fatto bene molto il tortello e trovo deontologicamente giusto il fatto che il ciauscolo sia anche presente in allegria dentro la cosa. Ricordiamo che il ciauscolo era il tema e noi vogliamo che sia la parte esaltato, diciamo, fondamentale del piatto. Com'è? Metta la salvia prima perché sennò ti sballa tutto. Ma, è cotto molto bene, ma secondo me
è diventato un po' pastoso, elastico. Tutto l'insieme, è molto elastico. E il ciauscolo non si distingue nella sua personalità dal resto della pasta. Forse sarà dovuto, c'era un po' troppa farina. No, diciamo che la pasta così diventa un po'... Comunque il sapore è molto buono e devo dire che la barbabietola aggiunge un piccolo sapore terroso che è molto positivo perché contrasta. Beh, ma comunque ripetiamo che noi i 10 minuti che diamo sono reali, quindi comunque mettersi a fare anche la pasta non è niente male. Condita semplice così, invece Patrizia ha giocato più sul condimento. Ha fatto una pasta con gamberi, il ciauscolo profumata col finocchietto e dei pomodorini datterini appassiti in padella. Liquid House. Allora, la pasta è stata cotta bene, il condimento è anche molto saporito. Leggermente piccante. Ah, il pepe c'è, ok. Non c'è il peperoncino? No. Allora, l'unica cosa, secondo me il ciauscolo va bene abbinato a dei crostacei o anche al pesce. Il punto è che qui il ciauscolo un po' scompare. Peccato perché magari un po' di più. Perché poi lei l'ha messo alla fine, non è arrosolato che quindi ha dato sugo alla pasta. Cioè, lei dice non è nel sughetto che la pasta si assorbe. Cioè, non messo un po' nei gamberi e sopra. Allora, forse è troppa la pasta per il condimento, perché manca proprio un po' il ciauscolo. L'abbinamento è giusto, manca solo di quantità. Due a fiammetta lasciali, Ma proprio due. Vedo come la guardi. Beh, io intanto la giro. Sì. Proprio la stragiro. Cercando per permettere di lasciarla anche nel piatto. Per permettere al ciauscolo di riemergere. Ma è poco. Lo sento subito. È una pasta al pomodoro, mangio il gambero che mi spetta di contratto. Ma ciauscolo missing in Macerata. È sparito il ciauscolo. Vai, prendi il camera house. La pasta è viva. Ha un colore lucido, è attraente, è giusto anche il formato, devo dire. Però è vero, manca anche la personalità del ciauscolo, che è lì per dare un tocco di diavolicchio all'insieme, e invece non c'è. Di diavolicchio, ho capito, cioè è un po' goloso, ma manca questo... Diavolicchio, cioè gli manca lo sprint del della soprannome dello zio. Perché effettivamente se lo rosoli dà di più. Allora, votate. Sì. Valentina, da Pisa. Ravioli di barbabietole con ripieno di ciauscolo a burro e salvia. Bella idea. Poi, Patrizia, da Roma. Ha fatto una pasta con gamberi, pomodorini datterini, finocchietto e il ciauscolo in mantecatura con scaglie di grana. Quindi ha messo insieme la ciccia, il pesce e il latticino stagionato. 15 a 8 per Valentina stavolta. Passa avanti, 24 a 22, bella sfida. Due punti sono pochissimi, di vantaggio. Succede di tutto, ecco che fiamme. Quindi scegli tu. Allora, waffles o carré di maiale? Sai, quelli che fanno Waffle? Sì. Waffle. E sono i waffle l'ingrediente principale della prova di presentazione. Allora, qua niente spesa, avete già tutto a disposizione davanti. Ricotta freschissima, frutta mista, quindi banane, mango, eccetera. Anche opzione salata. Soltanto due punti, perché ti ha passato da destra, anzi. Sul passo in estremi sono pochi, dovete rendere il piatto bello, non lo mangiano, quindi giocate sui colori, sulla struttura e sulla pulizia e anche sulla scelta del piatto stesso. Avete 7 minuti, via! Parto da Patrizia che deve recuperare un po'. Che idea ti è venuta? Allora, li faccio dolci con la ricotta, uno lo guarnisco con ricotta, banana e uvetta, un altro con le gocce di cioccolato e lo zucchero a velo e cioccolato fondente, faccio delle quenelle
e il terzo, sempre con la ricotta, le lamelle di mandorle. Che ti manca? No, io stavo per fare un'altra cosa. Bravo Simone. Stavo per fare un'altra cosa. La giuria ringrazia. La mele di mandorle le tosti o le lasci bianche? Le lascio bianche. Ok, io faccio una cosa per tenerli buoni. Vedi? Fallo con le tue manine sante. Perché per così fresca questa ricotta, che è uno spettacolo. Sì. Bravo. Lasciamo così in purezza. Sì. Arrivo, Vale, eh? Vai, vai, tranquillo. Li tengo buoni, così poi dopo votano meglio. Voilà. Tac. E tac. Allora, Valentina, che fai di là? Io invece me la faccio salata. Con cosa? La faccio con pancetta, un po' tipo colazione americana, diciamo, con le uova, la pancetta. Quindi li usi come se fosse un pancake in realtà? Sì, praticamente sì. Quindi, bacon che si sta arrosolando sulla classica padella da film americano la mattina a colazione, mm-hmm, mentre si discute cosa fare. Sì. L'ovetto al tegamino. E poi mi faccio anche un lunghetto strapazzato. E vai. Anche perché con lo sport che fai potrebbe essere la giusta, sì, colazione per iniziare la giornata. Oh, 3 sciottini di ricotta freschi. Grazie. Sei barista dentro. No, mamma. Sono... Sì, vero. Allora, io sto qua da voi. Voglio sapere qualcosa di più della vostra vita privata. Dimmi un po'. Questo, quella forchetta sull'antiaderente. Va bene. Usa la spatolina. Allora, tu, allenamento tipo? Allenamento tipo, entro in palestra alle 2:30 e inizio ad allenarmi, mi alleno fino alle 6:30. E poi il martedì e il giovedì invece tengo anche le bimbine piccoline e diciamo che... E quando studi? Studio la mattina. La mattina. La mattina studi? Sì. Ok. La mattina mi alzo presto, studio e poi il pomeriggio vado in palestra. Ma sei specializzata in qualcosa? Diciamo parallele. Che io... Allora, io faccio tutti e quattro gli attrezzi. Cioè? Faccio parallele, trave, corpo libero e volteggio. Però diciamo che i miei attrezzi un po' più forti sono il volteggio e il corpo libero. Volteggio sul cavallo? Volteggio, sì, ora non si chiama più cavallo, si chiama tavola perché è fatta tipo una specie di lingua un po' più larga che insomma è un po' più facile utilizzarla nel senso che c'hai molta più spinta. Ma non c'ha più i... No, quella è la maschile. La maschile c'ha quello lì che sarebbe il cavallo, sì, con le maniglie. Ho capito. Ma mi sta venendo un'idea malsana che non so se si può fare, però sì, potremmo eventualmente a fine della prova staccarti quel microfono un attimo e farti fare 2 numeri lì. Una verticale. Una verticale, una verticale. Pure col microfono, ti preoccupare. Sarà contentissima la nostra producer se io faccio una cosa del genere, esatto. Però potrei anche... Qua che facciamo? Qui facciamo, ecco, uno è guarnito con la banana e l'uvetta, con le gocce di cioccolato questo, e il cioccolato fuso sopra. Golosi, molto golosi. Insomma, abbastanza golosi. Diciamo di sì. Una verticalina ce la fai. Ci proviamo. Dai. Ta-da! Tutto ta-da. Vostro. Allora, partiamo dal presupposto che io non dico mai queste cose, non mi sbilancio mai perché amo tutte le cose. Io questi, quando li vedo fare lì con la fila delle ragazze che si mangiano quello con la panna e cosa, a me soltanto l'odore di quando li piastrano mi riempie. No, mi sembrano troppo dolci. Però funzionano, vanno tanto. Sì. Allora, invece ti dirò, a me piacciono da mangiare, mi piacciono anche da fare. Anch'io ho il ferro, li faccio a casa, proprio sul fuoco. C'è il ferro? Ho il ferro. Il ferro. Il ferro. E è stata una, tra l'altro, delle mie primissime ricette sul blog. E però, tu dici troppo dolci. In realtà, ad esempio, con la panna acida del salmone, se li fai senza zucchero, sono anche molto carini da fare. Al tuo amore, assalato. Riccardo Rossi, vediamo di riappacificare un po'. Come li faresti? Non conosco neanche più i suoi gusti, guarda. Oddio, siamo arrivati. Mio.
Con un po' di crudo ma sopra. Ma secondo me anche dolci li mangerebbe. Si dice breve incontro. Breve incontro. Breve incontro. Grande film. Esatto, di David Lean. David Lean, tutti al treno. È venuto molto bene. Breve, sì, era un treno. Questo era un regionale. Era un regionale. Ma triste che vuoi. Allora, se invece li dovessi fare tu alla Guarda, Chiara Masci... Guarda, io ti posso dire una cosa, a me non mi piacciono. È proprio molto... Milwaukee. Sì. Provincia americana. Provinciale. Dove era Happy Days, Milwaukee, sì, ambientato lì. Dove c'è anche una delle, delle fabbriche più famose in assoluto, che fa la mia moto. Anche la tua futura moto. Esatto, forse sì. Sentiamo a Fiammetta se le va di mangiare uno di questi però cose. Hanno un loro fascino. Ti piacciono? Ma innanzitutto, sì, è vero, gli Stati Uniti, però in Belgio, sono nati in Belgio, e lì li fanno molto di soddisfazione, buoni. Però è vero che in una colazione all'americana gli waffles ci stanno bene. Per esempio, stiamo andando da New York a Milwaukee, ci fermiamo in un diner e uno si spara quelle porzioni che danno di, con sul maple syrup. E poi deve venire la cameriera con la brocca di caffè americano con il completino rigorosamente verde pastello. Perché sono tutte uguali. E poi facendolo spesso diventi come una piramide alimentare che hai la testa così e poi il resto che scende così. Che brutta scena! Stop! Stop, datemi i piatti, stop. Piatti sull'alzata, stop. Patrizia, stop. Pulizia del piatto. Valentina, stop. E basta. Oh, togli quelle mandorle prima che scatti l'antincendio. Sì, no, l'avevo già scritto. Porta. Ok. Vabbè, ne ho parlato male finora, però ora che li vedo sul piatto sono proprio belli. Vediamo chi si porta a casa il kit. Li volete assaggiare subito? Pubblicità? Sì? Dai. Ok, pubblicità, torniamo. Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme. Siamo pronti a dare il giudizio finale. 24 Valentina, 22 Patrizia. Pisa conduce su Roma momentaneamente fino al giudizio sull'ultimo piatto. Presentazione, il tema era waffle. E questa è l'interpretazione di Valentina che l'ha usato come se fosse un pancake in una colazione americana. Allora, è molto bello perché invoglia ad essere mangiato, ma soprattutto quest'uovo secondo me è fatto proprio bene, è bello anche da vedere. Peccato che sia un po' sporco il piatto, però piccolezze, dai, è comunque bello. È vero, sì, qualche ditata, però è vero che questo piatto è armonico. Mi piace il bacon, mi piacciono le cose, mi piace l'uovo fatto così e mi piace questa speranza del lime dei Caraibi che tu te lo mandi giù per sciacquare questa cosa che se la vede migliaccio muore. Ecco. In effetti è un po' pazzo. Beh, più che altro è un'icona pop americana questa qui, è un piatto icona pop. C'è tutto, le scrambled eggs sono un pochettino troppo asciutte, sì, dry. Però anche questo bacon che sembra una gonna è, un molto, è molto divertente, è uno Warhol prima maniera e volentieri lo mangiamo diventando quella piramide che dicevo prima, comunque è fatto bene, molto divertente, anche molto misurato il vetto. Sì, l'ha coppato in cottura. Sì. Questo è il piatto di Patrizia, li ha fatti dolci, li ha fatti a mo' di sandwich e li ha farciti con tre creme alla ricotta fresca. Allora, vedi, se il waffle già di suo sa di una cosa troppo gustosa, troppo calorica, così l'hai veramente, secondo me, reso un po' troppo eccessivo, nel senso che il piatto che di solito dà leggerezza, che viene abbinato a cose abbastanza eleganti, in questo caso viene abbinato a tre ripieni molto strong, forse è anche la banana che sicuramente non aiuta, la banana, il cioccolato, le mandorle, e poi se teniamo questi tre ripieni io li avrei messi all'interno del piatto, quindi lasciando il bordo vuoto con quasi una simmetria di quelle che piacciono a lui. Sì, perché la prova è presentazione. Io quello che noto però, c'è un errore formale, semplicissimo. Mi dica, ingegnere. Avevamo l'opportunità di mettere questi wafer
siccome sono quadrati, siccome sono quadrati, vabbè, rettangolari, esatto, avevamo quattro spigoli nel piatto quadrato, tanto valeva farne un quarto o farne due per mettere uno di qua, uno di là, ed era più presentazione. Quindi secondo me sulla presentazione questo piatto non è stato concepito bene. Più sul gusto magari in questo caso sarebbero stati buoni se elaborati per mangiarli che in quanto per la presentazione. È un'altra icona tipo americano, number two, numero due, yes. Dove ci sono delle scuse, no? Nel senso che dice mangiamo la frutta, mangiamo la ricotta perché è molto leggera e invece è una esagerazione pazzesca dal punto di vista dell'edibilità, che ha questo problema. Secondo me non bisognava scegliere un piatto così trasparente, così un po' sofisticato, che trasmette leggerezza, per delle cose così potenti dal punto di vista calorico. Poi è tanto. Se io neanche voglio così, però esce la parte golosa di Fiammetta, attenti. Allora c'è un mega kit pieno di ghise, padellini, pentolini, mestolini. Mi ha rubato io. Che c'è? Non lo so dove stanno i pennarelli. Li ha nascosti, li sto cercando. Non lo so, adesso blocchiamo la puntata, non so dove sono i pennarelli. Rinuncia al divorzio e ti do il pennarello. Tu lo capiscono solo la lingua. Allora, dai. Rinuncio al divorzio, dammi il pennarello. Avete sentito tutti voi? Tieni. Occhio, non di niente ora perché ce n'è un altro. Questo è il piatto di Valentina. Non è sempre così, ragazze, eh. Molto peggio fuori. Dammi il tappo questo. Subito, il tappo lo dai, vota. Pensa il resto. No, Fiammetta, è un inno. Senti, Fiammetta che dai consigli proprio... poi, capito? Grazie, Fiammetta. Il notaio è Fiammetta. Ehi là. Patrizia. Dai Riccardo, almeno per me fallo. Fallo per te lo faccio? Sì, per lui. Ora hai detto rinuncio al divorzio? Sì. Chiamo l'avvocato? Yes. Chiami Anna Maria subito? Sì. Parli con Marianna? Parlo con Marianna. Grazie. Vieni. Chi è Maria? La mia avvocato. Allora. Devo votare questo, dicevamo. Sì, no? Anche. Sì. Ecco. Che fatto? Pari? Che c'è? Niente, non c'è niente. 15! A 9 per Valentina che vince la puntata, 39-31 Patri, troppa roba perché sono golosi, ma stavolta quando sarà la presentazione la mangiano con gli occhi e arrivano a fine menù, sono un po' stanchi. Vale, ti porti a casa un mega kit di cuochi e fiamme. Mamma mia. Venite con me! Adesso, prima di fare un salto mortale triplo all'indietro, cosa che io faccio di solito sempre, soltanto che in studio non sta troppo bene, vi lascio l'appuntamento a domani con Cuochi e Fiamme. Non so se ci sarò io perché non sempre mi riesce, Vado? Ma nel caso sono gli avvocati, come dicevi? No, vado, faccio il triplo salto mortale. La ruota la so fare. Faccio la ruota. Devi fare ancora delle puntate. Faccio la ruota. Sì. Chiara Masci, spostati! Io? Cuochi e Fiamme sono...